Fratelli carissimi, oggi è sabato, è Shabbat e il Signore ci regala attraverso la Chiesa questa parola che parla del sabato, parla della liturgia cristiana, certamente parla non direttamente, ma a noi parla proprio di questa liturgia che ci attende in questa domenica, luogo che ci è donato per imparare a scendere da cavallo, a scendere piano piano, questi scalini che ci conducono all'umiltà, che ci conducono alla verità. Pensavo come è facile per tutti noi cercare il primo posto. Non so, è una cosa più forte di noi, no? O sbaglio? Com'è che cantava Bocelli? Vivo per lei. La canzone riguarda la musica, ma noi possiamo applicare quella canzone, il testo di quella canzone, alla nostra superbia. Vivo per lei, mamma mia. Viviamo per la superbia. Viviamo per saziare questa tenia, questo verme solitario che abbiamo interno, nel cuore, nell'anima. Questo verme interiore che ci obbliga, ci spinge a cercare, a bramare i primi posti. Vedevano Gesù e Gesù guardava loro. È bello questo intrecciarsi di sguardi, gli uni pieni di malizia, per cercare un pretesto per condannarlo, per non ascoltarlo, per buttarlo fuori. E lui con amore infinito, ancora cercando di insegnare, ancora cercando di dare una parola di verità che spazzi via le nuvole della menzogna, che spazzi via tutte le ipocrisie. Guarda noi, guarda come arriviamo alle nostre liturgie, in chiesa innanzitutto, sì, nelle nostre comunità, perché è lì che lui ci guarda, attraverso la luce della sua parola, perché il suo sguardo non è uno sguardo inquisitore. Non è uno sguardo malizioso, perverso come il nostro. Il suo sguardo è uno sguardo pieno di misericordia e di tenerezza. È uno sguardo buono, buono, fratello mio, buono, buonissimo. Uno sguardo che ti abbraccia nella sua verità, nella verità che è la porta dischiusa sulla misericordia. E ci guarda perché quando ci ha annunciato la parola, quando ci ha annunciato questo Vangelo oggi, per esempio, è lui che ci sta guardando, osservando il nostro moto del cuore, i nostri moti del cuore, i nostri pensieri. Quando giudichi, tu ti metti al posto di Dio, quindi al primo posto. Allora, giudicare un altro fratello è usurpare un posto che non ti compete, il primo posto, i primi posti, il posto del giudice. Sei tu? Tu hai questo posto, ti spetta? Non è così, vero? Ma possiamo parlare della mormorazione. Tu che adesso stai mormorando su quello che ti sta accadendo, tu che stai giudicando tuo marito, che è un disgraziato, perché niente, è un fallito. Tua moglie, tu che stai giudicando tua moglie, tu hai un giudizio profondo verso tua moglie, o no? Tu non la sopporti, tu non la accetti più, tu cerchi un'altra donna e non la trovi in lei. Sei seduto, stai cercando con la superbia, con l'orgoglio, il primo posto. È terribile, eh? È terribile, ma è così, fratello mio. Purtroppo è così. Per cui non puoi stare dove la storia ti mette. Non puoi stare al tuo posto, perché è un posto che ti sminuisce, è un posto che non è adeguato all'immagine che qualcuno, mentendoti, ti ha fatto credere di te. Un'immagine di te che non esiste, di un tu che non esiste, di un Antonello prete, che non esiste. Tu sei geloso di quell'immagine e devi da mangiare, devi dar da mangiare, devi foraggiare quell'immagine superba, falsa. Ed è più forte di te. Per questo litighi, per questo rompi le amicizie, per questo non sei mai soddisfatto, perché sei sempre affamato, perché non riesci mai a stare tranquillo, perché il tuo posto, quello di oggi, quello che hai vissuto questa settimana, il tuo posto al lavoro, il tuo posto nella famiglia, cioè la tua storia, la tua realtà, quello che tu stai vivendo, non ti va bene. Allora ti arrampichi e ti corrompi e fatichi senza costrutto, senza raggiungere mai l'obiettivo. Un senso di frustrazione terribile. Perché arriva il Signore e ti dice mettiti via da qua, vattene via da qua, questo non è il tuo posto. Come viene il Signore? Viene con tua moglie, viene con tuo marito, viene con una malattia, viene con un mal di denti, viene con un problema, viene con un'angustia, viene con quello che tu stai vivendo oggi, viene con quello che ti ha fatto tuo marito che non ti aspettavi, quello che ti ha fatto tua moglie che non ti aspettavi. Viene, ma come? Gesù viene con i peccati? No, ma attraverso la storia è Gesù che viene a dirti: bello, scendi da cavallo, va. Scusate il romanesco. Ah, bello, chi ti ha dato sto posto? Non è il tuo. Scusatemi il romanesco, ma è per capire meglio. E scendi, mamma mia, come rotoli. E ti sbucci le ginocchia, ti ferisci, ti fai male, 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 male. Perché è chiaro, l'uomo vecchio, mamma mia, spiaccicato dalle umiliazioni,
Ma è Gesù, fratelli miei. Bene, tutto questo non lo possiamo accettare, ma è un banchetto quello di cui parla il Signore. Cioè è l'Eucaristia, cioè è la liturgia cristiana. È lì, fratelli miei, che noi possiamo cominciare ad aprire gli occhi e a riconoscere in ciò che ci accade, quindi la parola, quindi gli eventi della nostra vita illuminati dalla parola, l'opera di Dio per la tua salvezza, per salvarti da te stesso, per salvarti dalla menzogna, per tirarti fuori dalla menzogna, nella quale, la menzogna è l'ipocrisia, nella quale tu non potrai mai salvarti. Non c'è spazio per la salvezza nella menzogna, non c'è, fratello mio. È la verità quella che ci fa liberi, è la verità quella che ci salva. Non puoi essere salvato se non per come sei, per non per quello che sei, se non per quello che sei. Gesù non salva un ipotetico Antonello, un ideale idolatrato Antonello che non esiste. Ma cioè, non è che salva qua chi? San Francesco o Mao Zedong. Salva un poveraccio che si chiama Antonello, che è un cumulo di macerie molte volte, di debolezza, di incongruenze, quello che sei tu, quello che siamo, quello che sono io. Allora, nella Chiesa noi possiamo sperimentare questo, cioè che arriva Cristo ed è Cristo. Cioè, anche attraverso le cose più terribili che accadono nella tua vita, anche le cose che più umilianti, è Cristo che stende le sue braccia e ti fa scendere, dice vai al tuo posto. Ma vai al tuo posto, è la cosa più bella che ti possa essere detta. Antonello, vai al tuo posto. No, ma io voglio presiedere io la messa, voglio fare io, voglio decidere io, voglio essere... Ma chi sei? Vai al tuo posto. Ma qual è il mio posto? L'ultimo. Quello che proprio, l'unica cosa che merita è essere reso a bastonate. Se tu guardi la tua vita, se tu guardi i giudizi, se tu guardi i tuoi peccati, dovresti essere, non lo so io, polverizzato. La gente dovrebbe sfuggire da te. E invece ancora sei prete. Beh, è l'ultimo posto. Ma questa parola è la più bella che c'è, perché vuol dire vai al posto di Cristo. Guarda che io sto là, io sono sceso per abbracciarti, cioè capito? E tu scendi, boom! E proprio un millimetro prima di stracellarti per terra, dal 150.000 piano dove la menzogna, dove un razzo di menzogne, con un razzo di fantasie ipocrite, il demonio l'ha sparato, scendi da là precipitosamente, a un millimetro da terra ci sono le braccia del Signore che ti accolgono nel suo amore. Allora lì viene Lui ancora e dice vieni, io ti ho invitato a questo banchetto, stai al tuo posto, sei sceso al tuo posto, quello di chi non ha nessun titolo per sperimentare l'amore infinito, io, quello che non ha nessun titolo per stare qua. Bene, io ti amo, io amo quelli che non hanno nessun titolo, io amo quelli che sono indegni, io amo quelli proprio che puzzano, che tu, amo te. A te ti faccio bellissimo, a te ti faccio la creatura più bella, più santa, più meravigliosa di questa terra. Ti rivesto delle vesti di salvezza, ti rivesto della mia misericordia, della mia natura. Allora chi fa questa esperienza nella liturgia? Vive così ogni relazione, vive così ogni giorno, vive così nel matrimonio. Non esige, non cerca il primo posto nel cuore dell'altro, non giudica, non mormora, non è umiliato, nel senso più bello del termine, è al suo posto. Il suo ultimo posto coincide con il primo posto nel cielo, perché è dove Cristo lo trascina sulle sue spalle, lo porta sulle sue spalle. Questo è il mistero grande dell'Eucaristia, il mistero grande di ciò che noi viviamo nella Chiesa e che poi si spalma, si compie e si realizza nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nel nostro ministero, nella scuola, in tutto, nella solitudine, nella vecchiaia, in tutto. Il coraggio, Gesù compie questo oggi in questa liturgia che ci ha apprestiamo a vivere, a cui partecipare, questa Eucaristia che ci porta dalla morte alla vita, dall'ultimo posto al primo nel cielo, ma l'importante è che scendiamo all'ultimo posto, cioè accogliere e accettare le parole, i fatti, le persone che ci precipitano, che ci umiliano nella verità.